Desidero ringraziare innanzitutto i vostri musicisti che ci hanno aiutato con questa deliziosa musica. Desidero ringraziare il maestro Gaspare Stevone alla tastiera, il maestro Giuseppe Di Giovanni al violino, il maestro Gaspare Caravonna alla chitarra e il nostro maestro Carlo Mario Sousa alla fisarmonica. Abbiamo il piacere di presentarvi il progetto Assisi for USA e pertanto passo subito la parola al nostro presidente, nonché cofondatore dell'associazione assieme al dottore Vincenzo Melodia e nonché anche direttore creativo, Vincenzo Viola. Grazie Adriana, grazie. Sai Adriana, vista da qui sembra di essere a un comizio elettorale. Per fortuna questa sera parleremo di altro, parleremo del partito del turismo. Questo è un invito per dire ai politici di fare di meglio, di fare di più. Ne abbiamo tanto bisogno, tutti. Prima di ogni cosa, desidero ringraziare per la sua preziosa presenza la dottoressa Lena Gustafsson. Lena è svedese, opera nel mondo del turismo internazionale, benvenuta tra di noi. Significato. Per fare al meglio questo abbiamo la necessità di interagire con professionisti in grado di darci la massima visibilità possibile. A questo proposito l'incontro con Stefano Santoro, fondatore della TV privata americana Sì Italia TV, con sede operativa a New York, ci può dare quell'apertura concreta verso un mercato statunitense che ci permetterà di aumentare in maniera significativa la presenza di tanti turisti americani ed italo-sicuro-americani di terza e quarta generazione che desiderano visitare la nostra meravigliosa terra di Sicilia. Questo lavoro di stretta collaborazione con l'amico Santoro prima di tutto passa attraverso tutti noi. Quando parlo di tutti noi, intendo dire che ognuno di noi deve essere pronto a fare al meglio la propria parte. In qualità di responsabile dell'associazione Assisi for Everybody, mi chiedo se tutte le mie colleghe e tutti i miei colleghi sono pronti ad affrontare questa meravigliosa sfida nei mercati statunitensi. Mercati particolarmente esigenti. La risposta a questa domanda io la pongo a voi. Cosa mi dite? Siamo pronti? Non lo sento però. Lo facciamo sentire a tutti. Siamo pronti? Bene, bene, adesso. Vincenzo, siamo pronti? Siamo pronti, ok. Come dire, non possiamo perdere questa occasione. Non possiamo perdere questa opportunità. Prima di passare la parola al mio carissimo amico e collega dottor Vincenzo Melodia, che vi illustrerà tutti gli aspetti tecnici di questa collaborazione,
da noi denominata Sisley for USA, desidero concludere il mio intervento con un pensiero. Il progetto Sisley for Everybody è ragionato con la testa, ma sentito con il cuore. A tal proposito dico che la Sicilia è la chiave di tutto. Mentre a tutti i nostri futuri ospiti, turisti di oltreoceano che pensano e desiderano venirci a trovare, tutti noi diremo a loro: dateci un po' del vostro tempo e noi vi daremo 2000 anni di storia. Da soli possiamo andare veloce, ma insieme possiamo andare lontano. Grazie. L'elemento centrale della canzone, questo infatti è un po' il regalo per Stefano, perché riguarda l'emigrazione e la profonda nostalgia di chi per motivi di lavoro ha dovuto lasciare la propria terra di origine. Ma anche la dolce speranza di poter ritornare presto un giorno nella terra natia. Signore e signori, pertanto ho il piacere di presentarvi Vincenzo Viola con Sicilia.
poesia, ti voglio bene, ti amo con il cuore. Sì, 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 sì. Impostare dal punto di vista musicale la prima versione, la storica, e anche la seconda. Desidero ringraziare tutti i prestigiosi maestri che hanno lavorato e contribuito a rendere sempre più bella questa canzone, che parla di noi, della nostra terra. Carlo Vaiasuso e Giorgio Incardona, che è quel signore là sotto, ha lavorato sulla prima versione. Grazie a te, Giorgio. Un applauso. Gli arrangiamenti della seconda versione sono di Gaspare, dal maestro Gaspare Schiavone, i maestri ovviamente sono e Company, perché a quanto pare qualche maniera, qualche pensiero ce l'ha messo pure l'intervento del maestro Giuseppe Di Giovanni. E un grazie di cuore a Calogero Accardo per l'esecuzione canonica.